Hola gente, io sono Jake, benvenuti in questo nuovissimo video. E prima di iniziare il video volevo farvi presente che tipo l'altro giorno insieme a Lux in una completa noia totale ci siamo messi a fare un meme, ovvero questo. E praticamente sto meme qui ho detto sul gruppo Telegram, per chi non ci fosse lo entrasse subito perché deve entrarci cazzo. Ho detto: per chi lo mette come sfondo dello schermo del cellulare o magari del computer, di qualsiasi altra cosa, lo metto nel video. Questa è stata la risposta. Bello, no? A posto, bella raga. Ma bella raga, da tanto tempo che tipo non faccio un video, che non registro sul canale, che bene o male tipo non porto video in generale. Cioè proprio raga, da tantissimo tempo. Come state? Come non state? Io bene, male, perché tra poco inizio a scuola, ovvero 2 giorni. E generalmente ho il quinto, quindi mi sento un po' come una mosca che sta avendo tipo un palo nel sedere. Però dettagli, cioè è abbastanza brutto, è abbastanza orribile. E i pixel non aiuta nel frattempo, perché per l'appunto vorrei giocare una Bed Wars o una Skywars, solo che laggano entrambe e io... Quindi raga, come state? Voglio nei commenti un paio di gente che mi scrive almeno come è andata la vostra vacanza, dove siete andati soprattutto, e anche bene o male che cosa avete fatto di bello, giusto anche perché mi interessa anche un po' di voi, anche perché non ho un cazzo da fare. Magari tipo quando sono annoiato mi leggo anche i vostri commenti. E niente, solita storia insomma. Quindi oggi vi racconterò una storia abbastanza strana, anche se vorrei sti cazzi, perché ovviamente voglio di raccontare la storia, non ho voglia di stare tipo qui a perdere tempo e magari stare a morire come ritardato. Probabilmente morirò come uno stupido dai tagli, tipo adesso che piglio fuoco come un ritardato. Però oh hey, oh mucate crono che Giorgio. Holy shit. Oh my goodness. Insomma, Giorgio, reference a parte. Dicevo, come state? Oggi avevo in mente di raccontare una piccola storiella stupida. Stupida mica tanto, perché si parla di come io potevo, diciamo, morire o magari rischiare anche la vita in generale. Cioè, generalmente, sapete quando la vostra madre vi dice, già in particolare, quando siete fuori non dovete tipo prendere e accettare passaggi da sconosciuti, perché ovviamente questi sconosciuti potrebbero avere una matraca lunga quanto il palo che trovate tipo vicino a casa vostra dalla luce. Ecco, dovete dare retta perché hanno ragione. E quindi io non ho dato retta perché sono stupido. Insomma, cazzata a parte, era un, credo un sabato sera della vacanza di appunto della Calabria, dove io insieme ai miei amici dovevamo andare appunto adesso non ricordo bene, a Polistena, da qualche parte, insomma il loro paese, dove c'era per l'appunto Capo Plaza che faceva il concerto. Io tipo: oh uè, bella, non mi intendo di trap, ma hey, vai così, ok campione, vai. E raga, non avessi mai fatto, io sono andato insieme a loro. Questo qui mi ha tipo alzato, mi ha appeso al muro e me l'ha messo in culo soprattutto. E soprattutto sto proprio perché devo io da solo, però dettagli. Non l'avessi mai fatto, raga, tutto quanto, andiamo lì, sentiamo per bene Capo Plaza come canticchia qua di là, con autotune sparata a mille. E raga, che succede? Io sono tornato a casa più tardi leggermente degli altri. Ero insieme ad un mio amico. Non abbiamo visto che gli altri dovevano per l'appunto andare via prima, perché avevano il pullman che doveva portarli a casa tipo prima. E io come un coglione, cos'è che faccio? Vabbè, rimaniamo, tanto ci saranno altri pullman. Cazzata più grossa di una balena che naviga nel mare, raga. Perché no, erano finiti i pullman. Sì, erano finiti. E quindi io e il mio amico siamo rimasti lì tipo shit! E niente raga, che è successo? Ce la siamo fatti a piedi. Siamo riusciti tipo a correre, o meglio correre neanche tanto, perché per l'appunto avevamo un po' di paura. Ok, iniziamo ad incamminarci verso casa. Ci camminiamo verso casa. Abbiamo preso una strada dove c'erano praticamente tutte le macchine che passavano. Sentivi questo per mezz'ora raga, tutte mezz'ora raga, andare avanti e indietro insomma con queste cazzo di macchine. Tipo dopo un po' diventavo scemo. E vabbè, ok, intanto che parlavamo vediamo che tipo una macchina si ferma, e noi avevamo già in mente di prendere anche di avere un passaggio, perché per l'appunto fare tutti quei chilometri a piedi, insomma le gambe ci esplodevano quando arrivavamo. Però ok, però niente, figo. Che succede raga? Si ferma sto ragazzo, avrà avuto all'incirca tipo sulla 30ina d'anni, se possiamo proprio dirla tutta. Si ferma sto ragazzo e ci fa: ragazzi, ma dove state andando? E noi gli diciamo: ma andiamo verso casa nostra, perché questa casa nostra comunque sia è un paio di chilometri più là e dei montagne. Generalmente io ho la casetta in montagna, insomma. Andiamo raga, e niente, ci fa: oh bella, comunque abbiamo vinto, sos. E niente raga, alla fine il passaggio ce lo dà, ci andiamo su, perché appunto la casa nostra dove era era letteralmente diciamo vicino ad un paesino più distante, neanche tanto dal nostro. Quindi ok campione, vabbè, salite sopra, vi do un passaggio. E noi tipo già manco avessimo trovato l'Eldorado raga, di quello eravamo contentissimo, perché per l'appunto tutti quei chilometri a piedi non ce li volevamo fare. E siamo saliti sopra. Caro, non l'avessimo mai fatti raga, non l'avessimo mai fatto veramente. Saliamo sopra, iniziamo un po' a parlucchiare col ragazzo, l'abbiamo conosciuto tutto quanto, molto simpatico anche già a prima vista, molto 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 cortese ed educato. Niente raga, parlucchiamo così e cos'ha, parliamo
di palestra, parliamo un po' di... A cazzo c'è uscito anche di parlare anche tipo di Naruto e di Dragon Ball, perché tipo lui, non lo so, cioè lavorava tipo in quelle fumetterie che tu trovi verso quei paesini di vicini. Ecco, lavorava in una di quelle fumetterie e noi, boh, bella raga, insomma, che succede? Andiamo un pochino più là e io quando tipo sono salito in macchina sentivo una leggera puzzettina, una leggera puzza, sapete quello di puzza di marcio, di schifo, proprio di letame, ma unito a puzza di morto, pestilenziale, proprio puzza di schifo, puzza di peste. E noi, questa puzza, io cercavo di capire da dove deriva, veniva da un sacchetto vicino a me, cioè proprio di fianco a me. Questo sacchetto era bel sacchettone, raga, ve lo giuro, solo che era abbastanza grande che tipo mi occupava un pochettino di spazio fisico vitale. Io ho detto al tipo davanti: zio, ma posso spostarlo più là, perché mi sta un pochettino sul cazzo sto sacchetto. Raga, a toccarlo sentivo tutto uno schifo di melma, non so voi, sentivo un po' il marciume, la merda proprio che c'è dentro. E io tipo: ok, non ci facevo caso, ma va bene. E il signore mi fa: certo, sì, puoi pure spostarlo, farlo delicatamente perché è molto delicato il sacchetto. E io tipo: ok, campione, cioè va bene, questo come cazzo gioca, vabbè, ok. Insomma, morale della favola, raga, mai toccare robe nelle macchine degli altri, perché non lo dovete fare, raga, assolutamente. Bella per noi, benvenuto una seconda Skywars. Lo sposto, però la domanda mi sorgeva spontanea da fargliela: ma gli faccio al signore: scusi signore, ma cosa c'è nel sacchetto? Cioè, giusto per domandare, mentre prendevamo. E raga mi risponde con un tono molto sarcastico, molto normale, tranquillo. Mi fa: fammi un pompino e te lo dico. E io faccio: cosa? Cosa? Nani? Ci mettiamo a ridere. Insomma, io e mio amico gli mettiamo a ridere. Lui ride pure, fa: ah, sto scherzando, dai, tranquillo. E non risponde alla mia domanda, però intanto. Ok, arriviamo verso tipo 1, 2, 3 chilometri in più. Io gli faccio la stessa domanda: scusi, mentre parlavamo ancora di Dragon Ball, tipo parlavamo della saga di Cell, della saga di Freezer, che, insomma, argomenti strani. Mentre andavamo avanti, raga, succede che tipo gli facevamo la domanda, perché poi mi incuriosiva. Io guardavo il sacchetto, dopo un po' tipo distoglievo l'attenzione sul loro discorso e guardavo il sacchetto, lo fissavo intensamente. Manco fosse tipo, avete presente tipo una bella estate tipo davanti al bar, dopo un'ora e passa di corsa, di cardio, ecco, avete presente? Che succede? Io faccio la stessa domanda, gliela rifaccio, vabbè, ma giusto per la curiosità, cioè sì, sono curioso, cioè non mi ha risposto alla domanda di prima, ma alla fine cos'è che c'è nel sacchetto? Che sono curioso, già, giusto per essere, non è di disturbo. Mi fa: fammi un po' più, te lo dico. Io lo guardo, ci guardiamo, guardo il mio amico guarda me e iniziamo tipo un po' a sospettare. Faccio: boh, ok, non domando più. Raga, mi fermo perché ovviamente tipo dovevo pisciare, quindi niente, raga, ci fermiamo. E il mio amico mi fa: oh, brava, vado io davanti, cioè vado io dietro, voglio sapere che cosa c'è nel sacchetto, vai tu davanti, vedati tipo una scusa. Io: ok, andiamo, io vado avanti, faccio: signore, oh, scusa, guarda che tipo devo andare avanti perché mi sento abbastanza male e non è che ho digerito tanto bene il panino che ho mangiato prima. Oh, va bene, ok, stai avanti. Raga, un po' parlavamo di serie TV, un po' parlavamo anche di relazioni. Io stava un pochino svigolando il ragazzo e questa cosa già iniziava a sospettarmi, perché mi diceva, cioè iniziava a dire tipo: ma voi avete la ragazza e queste cose? Cioè sì. E mi fa la domanda: ma avete avuto mai tipo relazioni con uomini, cioè insomma relazioni tipo omosessuali? Già mi giro da dietro al mio amico, così allo specchietto lo guardo un pochino tipo strano, cioè dove cazzo siamo andati, cioè non potevamo starcene prima lì, o meglio ci facevamo a piedi, o meglio magari stavamo andando con gli altri. Mio amico tipo toccava, si metteva lì, lo toccava un pochettino il sacchetto, e il signore tipo faceva: guarda, non toccarlo perché è molto fragile, per favore. E lui, il mio amico, gli fa: va bene, ok, ma boh, cioè giusto la domanda molto spontanea che mi da fare, ma cosa c'è nel sacchetto? E il ragazzo gli fa: io te l'ho detto, come ha detto il tuo amico, fammi un pompino e te lo dico. Ok, raga, non ci ho più visto. Gli ho detto: questo qui oggi stupra. E io già, vabbè, eravamo quasi arrivati, quindi eravamo più o meno a inizio paese. Arriviamo lì sopra e facciamo: grazie mille del passaggio, veramente, non c'era lei, andavamo a piedi, ci mettevamo fino alle 5 del mattino, grazie mille veramente, questo e quest'altro. Lo ringrazio e fa: no, vabbè, non vi preoccupate, eccetera eccetera, tranquilli. Insomma, solite cose, raga. E quando tipo appunto prendo il passaggio, lo ringraziate, insomma, queste cose così. Nell'attimo in cui io esco dalla macchina, dal portone avanti, il mio amico esce anche lui, ringrazia tutto quanto, boom, tipo prende il sacchetto, manco fosse Sly Cooper nei momenti d'oro proprio, prende il sacchetto
e tipo iniziamo a correre via. Cioè tipo io dico, ma che cazzo fai? E tipo lui inizia a correre via. E il signore tipo che pure urlava, fa cosa che fate? Oh, il sacchetto. Insomma, iniziava ad urlare anche il signore. E il signore tipo a un certo punto chiude la macchina e esce dalla macchina. E iniziamo noi iniziamo a correre. Cioè io iniziavo a correre, non pensavo a nulla. Io pensavo solamente a correre perché c'avevo anche un po' di cagas all'inizio. Poi vabbè, ho detto mi potevo pure girare. Gli tiravo una testata e lo addormentavo. Però vabbè, un'altra cosa, chissà che cazzo ci poteva avere quello lì, ci poteva essere anche armato. Corriamo e quello che c'era nel sacchetto, perché dopo che siamo arrivati tipo a un certo punto eravamo tipo morti, eravamo mortissimi. Cioè tipo io polmoni tra poco li sputavo, li buttavo. E arriviamo al punto in cui ci fermiamo, prendiamo un attimo di respiro. Lui tipo strappa il sacchetto perché era legato tutto quanto, strappa il sacchetto e quello che c'era nel sacchetto, raga, non l'avessi mai voluto vedere. Io sinceramente non volevo neanche quello che c'era all'interno di ciò. No, sapete quando tipo c'è una cosa che voi non sapete neanche descriverla? Se anche tu che stai guardando il video, proprio che sei arrivato fino a sto punto della storia, mi stai chiedendo cioè cosa c'è nel sacchetto, se proprio lo vuoi sapere, io ti consiglio di no. Però vabbè, se lo vuoi sapere bene, te lo dico. Fammi un pompino e te lo dico.